E sotto questa giornata terribile, fatta di vento e pioggia, vediamo due spiriti spirituali, se così si può dire. Abbiamo lo stregone della scintipietra e poi questo qui, stregone Bisavio. Incominciamo come sempre con il primo, con questo. Che possiamo trovare? Presso le catacombe della Strada Morta. Ovviamente ci dobbiamo fare tutto il tragitto e arrivare fino al boss. Una volta sconfitto il boss, questo ci dropperà le ceneri. Allora, evochiamolo qui, vediamo i consumi. Ne consuma abbastanza, sul quanto? Un 45% ha consumato? No, questo non mi ha visto, mi scusi, mi doveva... Vabbè, niente. Ok, l'ha visto, attenzione. Spara da molto distante. Però, lui para tutto. Lui para tutto. E gli fa malissimo, molto male. Molto male. La vedo triste, la vedo molto triste. Va bene, dai. Anche lui dovrebbe essere, diciamo, un supporto a noi e non giocarsela da sola con il nemico. Concediamoglielo, concediamoglielo. Va bene, io direi passiamo al secondo. Per ottenere le ceneri dello stregone Bisavio, beh, dobbiamo ritornare alle catacombe nei Neri Coltelli. Se vi ricordate, abbiamo fatto anche un video apposito dove siamo andati a raccogliere un po' di cosucce. Affrontate tutte le catacombe, arriviamo alla fine qui per affrontare il boss e poi il boss ci dropperà le nostre ceneri. Allora, ha smesso anche di piovere. Vai con lo stregone Bisavio. Un disastro di mana, quasi tutta. Sperando che sia... Sì, sicuramente questo è un pochettino più potente, ma non lo so, non è che nutro tantissima speranza in lui. Allora, ci ha visto? Salve, scappiamo, scappiamo. Vediamo se... no, si aggra subito su di lui. E quindi, mi spiace per lui, ma... Temo che si beccherà tante mazzate. Ah, è già a terra, è già in ginocchio. No. Dagli almeno un colpo. Schiva, spostati. No. Tristissimo, tristissimo. Diciamo che faccia a faccia col nemico questi stregoni fanno davvero pietà. Però ricordiamoci che probabilmente sono solamente un supporto da tenere distante dal nemico in modo da aiutarci.